Verrè si celebra la 71esima edizione del Carnevale Storico. Un carnevale un po' particolare perché c'è festa, c'è goliardia, ma nel contempo si vuole anche rievocare fatti accaduti realmente. Siamo intorno al 1450. E chi meglio di una Caterina può raccontarci i fatti e i misfatti di queste vicende? Vi presento Ezio Bovo, Caterina numero 53. E comunque oggi dobbiamo iniziare il nostro racconto, che durerà ben 4 giorni, per far capire cosa vuol dire e l'importanza di questo carnevale storico. Certo, è con piacere, vi ringrazio dell'opportunità. Io sono appunto Caterina 53esima, che ho fatto il mio ruolo nel 2001, e niente, il carnevale lo abbiamo nel cuore noi di Verres, riteniamo un privilegio poter rivestire i panni dei protagonisti principali, e dopodiché si è in qualche modo un po' Caterina per sempre, nel senso che ogni volta che poi sentiamo rulli di tamburi e squilli di chiarine ci risentiamo emozionate. Bene, da dove cominciamo per raccontare questa storia? Iniziamo dal momento più suggestivo e sicuramente più emozionante per i protagonisti, che è la presentazione dalla piazza, una volta Piazza delle Granaglie, con questa maestosa scala che dà l'avvio al sentiero che porta al castello, e viene tutti gli anni rievocato il momento storico di quando Caterina scese in piazza, ballò col popolo. Allora era un momento comunque di guerra, un momento storico difficile, e adesso è soprattutto un momento di gioia. Con l'arrivo della banda in piazza si incomincia a sentire davvero il clima del carnevale, sta per iniziare la presentazione. E fra le file degli strumenti della Filarmonica di Verres suona anche il clarinetto, la figlia di Catherine de Chalain, 71esima, Sophie, che la distinguiamo per il cappellino che richiama i colori degli Chalain. Ok, ci siamo. La filarmonica ha iniziato a suonare la tradizionale canzone del carnevale, Iatornalo Carnaval, e stanno incominciando a scendere i primi palafrenieri, i primi bimbi, quando si affaccia il confalone del carnevale di Verres. Claudio Leonardo di Chalain, con la consorte Eleonora Costa di Polonghera. Iniziano ad affacciarsi i nobili di casa Chalain. I nomi che sentirete sono tutti realmente esistiti, di in realtà epoche leggermente diverse, nel senso che lo storico di Verres riprende l'episodio del 1450, Caterina, la protagonista, con Pierre Dentreau sono di quell'epoca, ma vedrete sfilare personaggi legati alla storia della famiglia, del casato degli Chalain. Anche dietro agli squilli degli araldi accompagnati dai tamburi c'è una ricerca storica importante di quella che era musica, richiami di allora. Francesco, signor di Chalain, Beaujolais, Châtel, Michel, Montauré, Verres, Pulquer, Castellano di Cria Vigliana, arrivo di Susa, con la consorte Caterina Doro di Beaujolais. Francesco, il padre di Caterina, il primo conte di Chalain. Nominato conte nel 1424, testerà a nome delle due figlie, e Caterina cercherà per tutta la sua vita di difendere questo titolo negato. Eva Lomagno, visconte di Aosta, signor di Chalain, Grain, Michel, Saint-Marcel, Félix, Andorno, Arnà, Castellano di Susa, Avigliana e Rivoli, con la consorte Caterina di Clermont.
Ebalo e chi ha dato poi in qualche modo l'origine a tutta questa storia. Ebalo era il papà di Bleto, che costruì il castello, il nonno di Caterina. Ibleto, signor di Montjovè, Senensan, Chalan, Gren, Verres, Gissogne, Châtel, Andorno, sul Piede Gaglianicco, Castellano di Avigliana, Balivo della Valle di Susa, con la consorte Giovanna dei Signori di Nus. Ibleto, uno dei personaggi per Verres più importanti. Ibleto ha scelto il feudo di Verres, ha ottenuto dai Savoia il feudo di Verres e vi ha costruito il magnifico castello. Renato, signore di Chalan, Valangin, barone de Maville, Beaufremont, Châtillon, Bussel e Saint-Marcel, Gissogne, Verres, Virule Grand e Coligny, Castellano di Bar, consigliere ciambellano di Savoia, collare dell'Annunziata, con la consorte Donna Mencia di Braganza e Portogallo. Renato di Chalan, che in realtà è un personaggio che si colloca storicamente un centinaio d'anni dopo Caterina di Chalan, dopo l'episodio che rievochiamo, ma un personaggio che è stato davvero molto molto importante. Per il castello di Verres fece costruire le mura e visse nel castello di Sogne, che rese un maniero importante, un palazzo signorile. Caterina di Chalan, 70ª, e Pierre Dentro, 70ª. Eccone, stanno per affacciarsi i personaggi protagonisti della scorsa edizione e sentite il boato della folla, perché in questo momento chi ha partecipato al carnevale passato ha tanti ricordi, gli tornano in mente gioie e allegria della passata edizione. Non può mancare un personaggio religioso, un ecclesiastico, l'abbé de Chissé, che è fondamentale nella storia, in quanto Caterina era a pranzo in prevostura di Saint-Gilles quando poi è scesa a ballare con il popolo. Ed ecco il ciambellano. Signori Verres, Cossù, Rivarolla, Coriglia, Gissogne, Montjovè, Chalan, Bussoni e Gren, con consorte Pierre Serriot, signore Dentro. Viva il Gran Madame de Chalan! Viva! Viva il Gran Madame de Chalan! Viva! Viva il Gran Madame de Chalan! Viva! 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 Ed eccola che è acclamata dal popolo, si affacciano Caterina e Pierre de Chalan. Un boato meritatissimo, colori stupendi, originali. Viva! Viva il Gran Madame de Chalan! Viva! Viva il Gran Madame de Chalan! Viva! 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 Dietro ai costumi c'è sempre una ricerca dettagliata del minimo particolare. E sono veramente molto molto belli. Non è facile, perché sono i 71esimi e ogni volta devono essere diversi. Davvero molto molto bella, con un colore particolare dell'epoca. Chi sceglierà per ballare Caterina? Sta spostando. Ecco che ha trovato un Pierre di qualche edizione fa. Viva! Viva! Viva!
I conti del seguito iniziano adesso a ballare la quadriglia in onore di Caterina e di Pier Dentro, 71esimi. Le contesse si avvicinano ai loro cavalieri e la danza riprende movenze di danze medievali. Si stanno affacciando al balcone, è uscito il gran ciambellano, aspettiamo ora l'apparizione di Catherine de Chalant, 71esimo, Pier Dentro, il suo consorte, e del sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi, che consegnerà la chiave a Caterina. Ecco il sindaco, in realtà vestito ancora come cavaliere. Pier Dentro 71esimi, figuranti, cavalieri, popolo tutto. Benvenuti in questa piazza del nostro borgo di Verres a festeggiare il nostro carnevale storico. In questo suggestivo ambiente, in questo periodo che viene vissuto dai verreziesi e non solo, con grande goliardia, con grande felicità, auguro ai due personaggi principali e a voi tutti un carnevale ricco di serenità, di felicità e all'insegna della spensieratezza. L'amministrazione comunale di Verres, il sindaco, ti consegna la chiave del paese. Un passaggio di poteri per questi giorni fra il sindaco e Catherine de Chalant, un sindaco che indossa il costume da cavaliere di Caterina e la fusciacca appoggiata sopra, perché il carnevale è sentito e la partecipazione è nel cuore di tanti verreziesi che non escono da un ruolo per rivestirne un altro. Grazie a tutti e buon carnevale. Con il sindaco vorremmo capire un po' questo carnevale. Siamo arrivati alla 71esima edizione, cos'è per Verres? Beh, sicuramente portare una manifestazione alla sua 71esima edizione è qualcosa di importante per una comunità intera e direi per tutto un territorio della Bassa Valle, sì, ma anche della Valle d'Aosta. Credo che Verres possa di nuovo dire la sua con il suo carnevale, con il suo maniero e con il suo borgo storico, che in questi quattro giorni rivivono un po' quella che è l'atmosfera dell'epoca, quindi con costumi alcuni poveri ma alcuni molto sontuosi che in tanti ci invidiano e soprattutto in tanti ci ammirano. Abbiamo visto tanti ragazzini, tanti giovani della comunità che sono veramente coinvolti, quindi è una tradizione che siete riusciti dopo 71 anni, ovviamente lascia il segno, a inculcare anche questo amore ai ragazzi.
Questo direi che è fondamentale per una comunità piccola come la nostra, laddove ci sono nuove generazioni che nascono e credono in un futuro della nostra manifestazione, ma soprattutto della nostra tradizione, sia un diciamo già un segnale importante che la nostra manifestazione ha un futuro sicuro. Quindi i giovani sono speranza, sono idee nuove, sicuramente il nostro carnevale avrà bisogno di qualche rivisitazione, sempre in chiave storica, e quindi a noi dell'amministrazione, ma credo a noi di Verres, non può che fare del piacere vedere dei ragazzi, dei bambini, delle bambine vestire i panni medievali in questi 4 giorni. Siamo con Caterina. Contenta di essere finalmente arrivata ad essere Caterina, la signora di Verres, diciamo un po' il sogno di tutte le bimbe di Verres. Certo, è un sogno di tutte le bimbe di Verres ed è un sogno che oggi si è avverato ed è bellissimo. Emozionatissima, ma cos'hai dentro che finalmente... L'emozione è quella di passare in mezzo al paese e di vedere la gente che ti accoglie con un affetto particolare. Non solo i veresiesi, anche tutte le persone che ci sono. È emozionatissimo proprio. Affetto e emozione che comunque viene tramandato, perché mi sa che anche Caterina era proprio così, visto che è scesa, come hai fatto tu a rievocarla, a ballare con i suoi... Probabilmente avrà provato le stesse cose che abbiamo provato noi, perché comunque se il popolo l'ha accolta nella stessa maniera è un'emozione grandissima. Vediamo una Caterina felice. Invece Pier... Finalmente, Pier Dentro, dopo anni, finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, anni. Una cosa spettacolare, grazie a Laura che mi fa vivere e mi ha fatto vivere questo sogno. Non vedevo l'ora che cominciasse adesso, che duri come la tartaruga. Ballo e balliamo. Bene, presidente del Carnevale Storico di Verres, finalmente dopo un anno di lavoro... Si cominciano, diciamo, a rilassare un attimino le tensioni, perché tutto sta iniziando, tutto sta proteggendo. Abbiamo Caterina e Pier che sono veramente stupendi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, finalmente, bisogna dire. Adesso rilassarsi è un po' troppo, perché siamo all'inizio e dobbiamo ancora vedere tutto bene come vanno le cose. Però il tempo è clemente ed è una bellissima cosa. I personaggi sono bellissimi. È molto inerenti all'epoca, sia nei colori che nelle pietre, le cose, la pelliccia che hanno addosso. Ora c'è l'entusiasmo massimo perché siamo alla prima sera e non vediamo l'ora di andare al nostro castello a ballare e a festeggiare tutti insieme. Comunque è un comitato che lavora durante l'arco di tutto l'anno, un comitato che coinvolge il paese, giovani e meno giovani, ed è questa la vostra forza. Sì. Questo si cerca di fare, anche se negli ultimi tempi è un po' difficile, perché non c'è più tutta questa voglia di fare volontariato. Però è vero anche che chiediamo aiuto al paese e tutti ci stanno aiutando, da creare creando, che la nostra Caterina non ha solo fatto il vestito, ha anche cucito le bandiere quest'anno, quindi bisogna fargli un doppio applauso. I commercianti e tutti quelli che ci danno una mano, senza la gente non ce l'avremmo mai fatta. Grazie a tutti. Allora Ezio, gli impegni di Caterina sono praticamente per tutto l'arco di questi 4 giorni molto impegnativi, perché non c'è solo la sfilata per farsi vedere, per seguire il carnevale, fare festa, ma ci sono anche dei momenti che sono significativi. Momenti significativi, e questo al quale stiamo assistendo è sicuramente il momento più istituzionale, perché riprende ciò che tutto ha portato poi al nostro carnevale. E Caterina e Pier che stanno salendo in visita alla prevostura di Saint-Gilles, dove il prevosto, allora Pietro di Cissé, l'attendeva, in un momento in cui Caterina avrebbe dovuto essere al tribunale dei Savoia, perché la sua lotta per il potere continuava ed aveva ormai scombussolato gli equilibri. Lei sceglie invece il 31 maggio del 1450
di salire in prevostura, assistere alla funzione religiosa e poi pranzare con l'abate per celebrare la festa religiosa della Santissima Trinità. Siamo sul balcone della prevostura che si affaccia su Verrese, sul paese di Verrese. Questo è il classico squillo alla popolazione che Caterina di Chalan lancia dalla prevostura. Siamo nella biblioteca della prevostura, sicuramente uno dei momenti più significativi dei quattro giorni, in quanto siamo qui in mezzo a documenti, libri antichi, e la parte più suggestiva può essere quella di pensare che Caterina nel 1450, il 31 maggio 1450, quando è venuta qui, alcuni dei documenti che noi abbiamo adesso intorno e che Caterina e Pier settantunesimo potranno guardare erano già presenti. Sicuramente emozionante questo momento. Una serata magica, siamo finalmente arrivati al castello di Verrese e quindi questa sera c'è una serata di gala, non solo, c'è magari anche il cuore che batte un po' più forte del solito, anche come Caterina rivivi un pochino i fasti. Lunedì sera è sicuramente dopo serate più leggere, più goliardiche, una serata di gala, una serata importante. Di particolare c'è un qualcosa che viene rievocato anche questa sera? Sì, questa sera oltre alla Caterina che accoglie gli ospiti illustri presenti in sala c'è la recita della partita a scacchi, una pièce teatrale che riprende la commedia del Giacosa che è stata scritta nelle sale del Castello di Sogne, racconta un po' la storia della figlia di Renato che fuggì con un paggio. E l'interessante però soprattutto per le persone del posto è che viene recitata da attori locali e richiama alla memoria proprio la nascita del nostro carnevale, perché richiama a quando nel 1949 i componenti della compagnia teatrale Travette di Verrese avevano pensato di inventare qualcosa per aggregare la gente, la popolazione durante il momento delle giornate del carnevale e pensarono fra loro, due idee erano venute, una era quella di rievocare i passi di Caterina e l'altro era invece quello di richiamare la storia di Renato e le sue figlie. Vinse la storia di Caterina, prevalse, per cui viene rievocato quello. Però lunedì sera della compagnia, una parte della compagnia Travette resta ancora questo ricordo con questa recita di questa pièce teatrale. Anche Manzoni adopri l'ane i promessi sposi, e benché se allo scopo mi tornasse efficace, io pure mi confessi ne sarei capace, tuttavia stavolta vi prego e sono sincero di credere che quanto vi ho raccontato è vero. A te, non trovi nulla che ti ingombri la via? La sventata, ho messo il piede in fallo, lo scacco all'alfiere e disarmo il cavallo. Ora in piazza in attesa che Caterina de Chalan e Pier Dentrot assaggino la polenta e i fagioli che sono stati preparati dai fagiolai e dai polentai. Ecco, dopo aver
omaggiato tutti i presenti con la polenta, con i fagioli, si spostano in un locale tradizionale. Anche qui c'è un motivo. Sì, si spostano al Bar Giovanetto in piazza Chalin, che ospita il comitato e i personaggi protagonisti per il pranzo fin dalla prima edizione. Sono per cui 71 anni che il pranzo del martedì da parte dei personaggi viene fatto proprio al Bar Giovanetto. Allora Ezio, siamo arrivati alla chiusura, 4 giorni veramente indimenticabili. Con questa bellissima sfilata che stiamo vedendo si conclude praticamente questo step, perché durante l'arco dell'anno qualcosina ancora di presenza in giro per la Valle d'Aosta, anche in Italia, Caterina e Pier lo faranno. Come ti è sembrata questa edizione? Beh, mi sembra che si è chiusa molto bene, sono stati bei momenti, abbiamo visto bei gruppi amalgamati, è stata sicuramente una bella edizione. Possiamo pensare ormai al prossimo anno. Ok, quindi chiudiamo questa edizione con quello che echeggia ancora in tutto il borgo, che si dice? Vive entro Madame de Chalin, vive, vive, vive! Vive. Vive.